psicologici che sono molto importanti per gli astronauti, aspetti psicologici e di personalità. Over. Ciao Lorenzo, diciamo che gli astronauti si sentono sempre un po' sotto pressione, anch'io, perché ci sono tante persone che contano su di noi, che ci hanno addestrato e poi contano su di noi affinché noi eseguiamo bene il nostro lavoro, quindi cerchiamo il più possibile di non fare errori, anche se ovviamente gli errori capitano a tutti. Over. Ciao Emanuele, ho sognato fin da piccola di fare l'astronauta, siccome era questo mio grande sogno, credo di avere poi sempre avuto la volontà e il desiderio di perseguirlo. Over. Giuseppe, in generale selezioniamo gli astronauti o dalle carriere di pilotaggio, quindi piloti con una grande esperienza di volo, oppure persone che hanno fatto una formazione di tipo, insomma, da ingegnera, da scienziata, medici, matematici. Io ho fatto una cosa un po' mista perché ho studiato ingegneria e poi sono diventata una pilota militare nella nostra aeronautica militare. Over. Ciao Alessandro, io sono diventata astronauta dell'ESA quando avevo 32 anni. Over. Ciao Francesco, delle competenze proprio specifiche non ti saprei dire, è più una questione di avere in generale una formazione scientifica o ingegneristica o dal mondo dell'aviazione, in modo da avere quelle competenze tecniche e quella capacità di comprensione delle cose tecniche in generale. Poi le competenze specifiche ti vengono insegnate quando diventi astronauta. Ciao Daniel, pure di diversi anni, dipende dal tipo di missione. Nel primo volo mi sono addestrata per più di 3 anni, questo un po' più corto, l'addestramento circa 1 anno e mezzo. Ciao Cristiano, la prima volta ci vuole qualche giorno, anzi forse un paio di settimane, la seconda volta devo dire è come andare in bicicletta, mi sono trovata subito a mio agio. Giulia, abbiamo dei satelliti in orbita geostazionaria, noi trasmettiamo a loro, i satelliti ritrasmettono a terra. Over. Ma diciamo che non c'è un tempo massimo, di solito restiamo per 4, 5, 6 mesi, ma ci sono persone che sono restate anche 1 anno intero. Over. Ciao Piero. Beh, esattamente, diciamo che è un parolone, però per esempio ci sono dei sismografi, anche io hanno lasciato dei sismografi sulla superficie della Luna e tramite questi sismografi gli scienziati sono in grado di dedurre grosso modo la composizione dell'interno della Luna e i vari strati. Over. Ciao Marco. Sai, non è diverso da un po' tutte le professioni impegnative, è uno di quei mestieri dove serve un impegno su molti anni, quindi no, bisogna essere disposti per molti anni a dedicare tanto tempo a questo e poi come tutte le cose difficili che ci vuole tanto a raggiungere, poi la gioia è immensa quando effettivamente